Oggi ragazzi voglio mostrarvi una mountain bike dal peso a dir poco eccezionale, un peso che fa invidia a molte bici da strada moderne. Stiamo parlando di un telaio Cannondale FSI Carbon alto modulo, quindi telaio top di gamma da cross country di Cannondale. La forcella ovviamente, e non poteva essere altrimenti, è una Lefty Osho Carbon. Quindi forcella top di gamma con fodero in carbonio, ovviamente comando remoto al manubrio. La trasmissione è quasi interamente affidata a SRAM, infatti troviamo un pacco pignoni SRAM XX1 God Eagle, quindi ovviamente 12 velocità con scala 1050. Anche la catena è un XX1 God, anche il cambio XX1, così come il comando rotante che è posizionato su un manubrio ovviamente in carbonio dal marchio a me sconosciuto, ma comunque super leggero. Anche il reggisello ovviamente è in carbonio, super leggero, ha anche la testa addirittura in carbonio ed è dello stesso marchio, ridefiniamolo sconosciuto, del manubrio. L'unica parte della trasmissione che non è marchiata SRAM è la guarnitura, che invece è marchiata Cannondale ed è una Hologram SI. La corona invece è da 34 denti ed è una Leonardi Racing. I pedali sono dei leggerissimi Well Go, mentre la sella è una Speed Needle in carbonio. Sella molto ma molto particolare con telaio in carbonio, scafo in carbonio, con solo delle parti rivestite in pelle e leggermente imbottite nella parte anteriore e nella parte posteriore. I freni sono affidati a formula, per la precisione sono dei Cura, formula Cura, mentre i dischi sono a Shima, sia da 160 all'anteriore che al posteriore. Continuando con i componenti, l'attacco manubrio è un KCNC, quindi alluminio ma molto molto leggero, mentre le ruote sono in carbonio e sono le bellissime Carbon T, con canale interno da 26 mm, di cui ho fatto un video dedicato e di cui vi lascio il link qua sopra. I copertoni sono marchiati Specialized e sono da 2 e 3, quindi copertoni anche direi piuttosto larghi. Il telaio, ragazzi, è una taglia M e la bici, così come la vedete nel video, ha un peso, aprite bene le orecchie, di soli 8 kg e 380 grammi in ordine di marcia, ovvero con attacco del Garmin, portaborracce in carbonio super leggero ovviamente. Addirittura il contapedalate innestato nella pedivella, lattice nelle ruote. Veramente questa è una bici, ragazzi, che vi assicuro viene anche molto strapazzata dal suo proprietario, che ringrazio che me l'ha prestata per fare il video. E quindi vi assicuro che non è una bici soprammobile, ma è una bici usata e strausata sia in discesa che in salita e comunque in fuoristrada. Quindi secondo me, ragazzi, è veramente un peso eccezionale. Detto questo, sono curiosissimo di sapere voi a quanto avete portato la vostra MTB, se anche voi appunto siete dei maniaci del peso super light, a quanto siete riusciti a portare la vostra bici fuori strada. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a mettere un bel like, ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!